l'idea di Venetica nasce nel 2019, l'idea di poter rappresentare Venezia nel suo aspetto più multiculturale, l'incrocio e questa città è incredibile, è stato affidato a Ferzane e da quel momento ne è venuta fuori una cosa meravigliosa, perché lui è riuscito a restituire un'immagine di Venezia assolutamente atipica, vera, profonda ed è riuscito a interpretarla in maniera molto umana. È una città che io sono stato la prima volta, avevo 17 anni con mia madre e ancora mi ricordo la sensazione quando arrivi a Venezia ti lascia, perché è una donna, perché le donne comunque sono le creature, le persone più importanti della vita, quindi Venezia rappresenta quel livello lì, è una cosa, la vedo viva proprio. Voglio citare Italo Calvino, Le città invisibili, dove lui ricorda che Marco Polo, quando incontra Kublai Khan, dice: ogni volta che parlo di una città sto parlando anche di Venezia. Cioè Venezia ha questo carattere eterno, questo carattere cosmopolita, da sempre, multiculturale, multietnico, d'altra parte come Roma. Quindi ha anche questo senso l'arrivo di un'installazione che il grande maestro del cinema italiano, europeo, internazionale allestisce sulla Piazza del Maxi. L'idea poi di fare questo percorso immersivo è perché Venezia è quello che Ferzane ha fatto, è tutto, cioè sono immagini, è storia, sono culture, sapori, odori, perciò questo percorso nell'acqua, che è un'acqua vera, è importante altrettanto quanto quello che si vede, perché è un po' immergersi nella città e cercare di capire esattamente la sua essenza.